Ciao, sono Giuseppe di giuseppevpia.com e in questo video scopriremo insieme il sommario delle fotonotizie di giugno. Iniziamo subito con tanta nuova attrezzatura, soprattutto per i video. Panavision ha annunciato una nuova videocamera in grado di registrare in 8K nel formato RAW. Questa videocamera non è per tutti, ma è rivolta esclusivamente alle grandi produzioni cinematografiche e televisive. Presto però potremmo vedere molte più produzioni in 8K. Un buon video significa avere un buon audio. E questo lo sanno bene quelli di Zoom, che hanno elevato al livello pro l'aggiornamento al loro mitico registratore H4N, definendolo, senza molta fantasia, H4N Pro. I droni stanno diventando sempre più comuni, o meglio i quadricotteri, e DJI lo sa bene, dato che è stata la prima a introdurli nel mercato. E dunque non è sorprendente che la tecnologia che ha annunciato nel mese di giugno possa far gola a molti. Si tratta di una tecnologia che permetterà di mettere a fuoco le videocamere montate sul drone Inspire One e si può controllare la messa a fuoco fino a 5 km di distanza direttamente dal tablet con cui si comanda il drone. Sempre nel mese di giugno vi è stata una nuova game changer. Alle case produttrici piace questo titolo ed è piaciuto evidentemente anche a Hasselblad, che ha introdotto una nuova fotocamera di medio formato, cioè con un sensore più grande rispetto al classico 35 mm, da ben 50 megapixel, denominata la X1D, molto simile alla Canon 1DX come nome. Tuttavia questa appunto ha un sensore più grande e offre fino a 50 megapixel, e la novità, proprio perché le ha dato il titolo Game Changer, è che si tratta della prima fotocamera mirrorless con sensore da medio formato. Hasselblad ha promesso anche una nuova linea di obiettivi studiati appositamente per questa nuova fotocamera, che è anche in grado di registrare video in Full HD fino a 30 immagini al secondo. Quanti di voi hanno avuto delle disavventure per dei pacchi dispersi o posta mai arrivata? Ebbene, non siete i soli, perché anche all'esercito americano alle volte capita di non ricevere degli ordini che avevano. Quest'ordine però arrivava da Leica, che aveva prodotto delle fotocamere particolari per l'esercito americano durante gli anni 80. Nell'asta online si vede infatti il pacco ancora chiuso e a accompagnarlo vi è soltanto una lastra effettuata ai raggi X per dimostrare la presenza della fotocamera insieme a un obiettivo e un cavo per lo scatto remoto. Voi sareste disposti a comprarla al buio? Ebbene, se non lo siete, potrete pagare una tassa, ovviamente non rimborsabile, per aprire prima di comprare il pacco sospetto. Riparliamo di nuovo di quadricotteri, o meglio conosciuti come droni. In questo caso però parliamo di come controllare il drone. Il giovane Nolan Moore infatti ha utilizzato un vecchio guanto che utilizzava per i videogiochi per controllare il suo quadricottero, riprogrammando i circuiti presenti e di costruirne anche nuovi. Di nuovo, se siete amanti delle aste, questa asta potrebbe interessarvi, soprattutto se volete degli obiettivi telefoto, ma molto telefoto. Infatti si tratta di un obiettivo da ben 1000 mm, che può essere paragonato a un telescopio, costruito esclusivamente per la NASA e da essa utilizzato. Questo obiettivo però non è affatto per uso personale, in quanto il suo peso di ben 31 kg necessita ovviamente di almeno due persone per poterlo spostare e un treppiede particolare per poterlo sostenere. Ed è proprio il suo peso che ha spinto il suo proprietario attuale a venderlo. Il proprietario attuale dice anche che i migliori risultati si ottengono quando il soggetto si trova a circa 11 km dalla vostra macchina fotografica.
Quindi questo è l'obiettivo per voi se siete molto timidi, se siete dei paparazzi o volete soltanto spiare il vicino del paese accanto. A molti capita di avere delle foto rubate sui social network, quando si può benissimo utilizzare il tasto condividi per condividere le foto bellissime che vengono pubblicate o i video che vengono condivisi con il resto della comunità. Una buona notizia è che le macchine fotografiche, tutte le macchine fotografiche, lasciano in realtà un'impronta digitale, un po' come l'impronta digitale delle nostre mani. I ricercatori, infatti, del progetto Toothpick, infatti, hanno rilevato che tutte le fotocamere hanno un pattern unico nel loro rumore digitale, che è visibile all'occhio umano solo per alti numeri di ISO, ma è pur sempre presente a tutti i valori di sensibilità del sensore. Gli ideatori di questo progetto stanno mettendo a punto un catalogo che consenta di rilevare immediatamente se le foto che vengono trovate online risultano rubate o comunque di poter risalire all'autore vero della foto. E inoltre la notizia del mese: se siete amanti di fotocamere con alti numeri di megapixel, ebbene forse vi interesserà questa foto realizzata da Bentley per il loro nuovo gioiellino di macchina che costa oltre 350.000 euro. Si tratta di una foto da ben 53 miliardi di pixel che, se venisse stampata, potrebbe ricoprire un intero campo da calcio. Inoltre, dopo aver zoomato in questa foto, si è proiettati un'altra foto a 360 gradi all'interno della nuova macchina della Bentley. Per questo mese è tutto. Quale notizia vi ha interessato di più? Vi ricordo che potete leggere gli approfondimenti cliccando sul link in alto a sinistra oppure sul primo link che trovate nella descrizione qui sotto al video. Se non volete perdere gli altri video sulla foto e videografia, iscrivetevi al mio canale. Ciao!